credo nel Dio lontano, giudice freddo, indifferente, lontano dalla storia, dai drammi, dalla gente, nel Dio delle armi che benedice e pace le guerre, nel Dio onnipotente che si fa potente tra i potenti. Non credo al Dio degli onori, dei privilegi e delle grandi occasioni, nel Dio che ti inganna, castiga, umilia e poi ti condanna. Non credo nel Dio invocato, comprato per giustificare il potere. Non credo nel Dio bianco, occidentale o solamente cristiano. Credo in Dio che accoglie, in un Dio senza frontiere. Credo nel Dio delle diversità. Credo in Dio che è strada, un sorriso che abbraccia il mondo. Credo nel Dio della libertà. Luce nel buio dei silenzi, sussurro tra tanti rumori, vita, forza ed energia che riscalda i cuori. Te lo faccio io l'applauso. Oh, grazie. Te lo faccio io. Bellissimo questo testo ed è tratto da questo CD che ho tra le mani e sarà domani un buon giorno per ricominciare. Questo lo auguriamo a tutti voi che ci seguite da casa, a chi ha voglia di ricominciare, perché è possibile. Spesso sono passati 40 anni e si festeggia. L'associazione Comunità sulla strada di Emmaus. Abbiamo qui con noi Domenico Lamarca, che è uno degli esponenti. Sì, sono uno degli esponenti, grazie per l'invito. 40 anni non l'ho fondata io, quindi faccio parte dell'associazione, è un'associazione nata 40 anni fa grazie ad alcuni sacerdoti salesiani che in un quartiere popolare, al quartiere Candelaro e presso la parrocchia Sacro Cuore, con alcuni giovani hanno pensato di dare una risposta a quello che era il disagio dei giovani, il disagio delle famiglie, creando una scuola popolare e poi facendo accoglienza. Hanno deciso di vivere insieme in comune, in una masseria prima fuori di Foggia e poi presso l'attuale villaggio sulla strada per Manfredonia, dove attualmente c'è una comunità di recupero e ospita 35 persone che stanno cercando di venire fuori dalle tossicodipendenze. Un'associazione che vede diverse persone impegnate, diverse persone, tra cui volontari. Certo, un'associazione di volontariato da cui però sono nate anche alcune realtà. È nata la cooperativa Emmaus, che si occupa del reinserimento sociale di persone svantaggiate in agricoltura. È nata anche la cooperativa Arcobaleno, di cui sono presidente, con il centro interculturale. È nata anche una fondazione. Quindi è un'associazione che ha germogliato, ma che comunque costituisce un progetto, uno stile, e diciamo così, con uno stile che è quello anche salesiano. Tu hai detto un po' i destinatari dell'associazione, certo. La gente di cui si occupa, il messaggio che vuole portare avanti e che ha portato per questi 40 anni. Il messaggio è che sicuramente di fronte alla fragilità, di fronte a un giovane che si sente solo e che spesso è fragile, occorre prendersi cura di queste persone. E ad Emmaus abbiamo provato come prendersi cura vuol dire anche accoglierlo in famiglia, trattarlo come uno di loro. E l'esperienza della comunità è un'esperienza particolare, perché non è solo una comunità di recupero dove abbiamo operatori, abbiamo un personale dei professionisti, ma ci sono famiglie che hanno fatto la scelta di vivere insieme, e questo fa la differenza, perché ascoltando alcune storie viene fuori che spesso, ricordo un ragazzo che ultimamente viene con noi nelle scuole a fare testimonianza, dice: io le carezze, gli abbracci non li ho conosciuti, e la comunità è stato il luogo dove ho conosciuto le carezze e gli abbracci e li cerco.
Domenico, qual è la maggiore difficoltà incontrata in questi anni dal momento in cui tu sei entrato a far parte di questo bellissimo gruppo attivo che dona il suo tempo agli altri? Stare all'interno di Perché difficoltà ce ne sono. Certo, stare all'interno di un'organizzazione, un'organizzazione, un'associazione fatta di persone. Sicuramente l'associazione che è nata come volontariato si è ritrovata a dover anche fare i conti con dei servizi che hanno a che fare con una certa continuità, che richiedono una continuità, che richiedono una professionalità. Quindi una difficoltà è quella di dare continuità ad alcuni servizi che non possono, ahimè, essere lasciati solo al volontariato, quindi il volontariato diventa di supporto. Poi è quella di un'associazione che si pone degli interrogativi e spesso di fronte anche al cambiamento delle problematiche sociali ti trovi anche impreparato. Quindi è un'associazione viva, a me piace dirlo, con anche cambiamenti in corso, e il cambiamento in corso, ogni cambiamento non è un invito a cena, ma vuol dire anche mettersi in discussione, rivedere, rilanciare, non perdere di vista quello che è il proprio obiettivo. È bello darsi il buongiorno per ricominciare, riprendo il titolo del CD che ho tra le mani, perché per festeggiare questo compleanno, 40 anni, si è messo su uno spettacolo musicale. Sì, da un anno e mezzo stiamo lavorando su uno spettacolo musicale che racconta non tanto come è nata Emmaus, racconta di un incontro in una stazione, dove una stazione diventa quel luogo di riflessione, di confronto e di cambiamento attraverso delle storie, che sono storie vere invece che abbiamo incrociato ad Emmaus. Uh-huh. E lo abbiamo fatto, da un anno ci abbiamo lavorato, sono con noi presenti attori professionisti, volontari e anche ragazzi della comunità Emmaus, ed è stata un'esperienza bella, perché siamo stati la scorsa settimana, abbiamo incontrato circa 1000 studenti, 400 spettatori, poi in un serale. Quindi lei è venuto in Italia per lavorare nelle campagne? Ma che cosa dice? Ma non lo vede com'è vestito? So io che cosa è venuto a fare questo qui in Italia, è venuto a mangiare alle spalle della povera gente. Ecco che cosa è venuto a fare. Sa quante ne conosco di gente così? Ah, per favore. Cara signora, il mio sogno è quello di fare cinema. Ehi. Il cinema scorre nelle mie vene. Mio padre è stato un grande regista. Un altro artista? Sono scappato dal mio paese a 15 anni. Ho vissuto in Senegal, in Tunisia e in Libia, dove ho incontrato tanti ragazzi desiderosi di venire qui in Europa per poter giocare a pallone. Poi mi sono ritrovato in questa casa famiglia, dove ho incontrato tanti altri ragazzi desiderosi e accomunati da un unico sogno, quello di una vita migliore. Scusa. Perché un sogno è più grande di una qualsiasi guerra, di qualsiasi epidemia. La notte il vento balla con le foglie, amico, se sapessi quanti volti, quante storie, il coraggio e un colpo d'ali. Io saprò aspettare con le mani vuote ed anche con i piedi scalzi. Nel silenzio della notte brillano le stelle, sei tu. E sarà domani un buon giorno per ricominciare. Sarò accanto, sarò vicino, come vicino è il cielo al mare. Sarà domani il tuo giorno meraviglioso, a braccia aperte per volare, apro le braccia per lasciarti andare. Domenico, questo spettacolo è stato un'occasione per affrontare tantissimi temi, come l'immigrazione, le fragilità di una famiglia. La solitudine dei giovani. Lo spettacolo inizia con una scena forte, che è la storia di Andrea, che è uno dei ragazzi che è stato da noi al villaggio. C'è lui su una panchina che dorme, e poi c'è questo clochard, che poi sarebbe il papà, che gli va a dare il cappotto, no? E si prende cura di lui. Andrea è di uno dei paesi della nostra provincia, è venuto in comunità
e grazie a una stazione, grazie ai treni che lui amava guardare ogni giorno, è stato fermato dalla polizia, perché la polizia gli ha chiesto i documenti perché era sporco, era capelli lunghi, diciamo così, a vedere la polizia subito. E niente, chiedendo i documenti si è accorto che Andrea intanto era un minore, aveva 16 anni e c'era per lui un decreto di affidamento immediato in una comunità. Andrea si è scoperto che viveva come un clochard, insieme alla mamma, insieme a un altro figlio e al fratellino. Andrea è stato in comunità e poi Andrea, insieme alle forze dell'ordine, insieme alla sezione minori della questura di Foggia, insieme a un'assistente sociale che si è un po' svestita i panni dell'assistente sociale e ha dato un po' quell'umano in più di cui c'è bisogno, sono riusciti a liberare anche questo fratello che è stato poi accolto in una famiglia. Quindi sono storie che abbiamo incontrato, sono storie che hanno lasciato il segno e sono storie anche di dignità, ecco, perché è importante ridare la dignità. Storie di dignità, appunto, è fatto bene a sottolinearlo, di umanità, è che ti fanno capire che non bisogna essere soltanto spettatori nella vita, ma anche protagonisti. Certo. Dandosi da fare. Certo. Musica, testi, voce solista, Domenico La Marca, ma poi c'è tutto un gruppo, certo, che c'è lavora un gruppo, con te. Ringrazio veramente anche Mario Pierrotti, che ha curato la regia, ha diretto il nostro spettacolo, curando la sceneggiatura, quindi Michele D'Enrico e tanti altri amici che hanno collaborato nella realizzazione. Una cosa bellissima è stata anche la collaborazione degli amici di Terra Mia, che è un gruppo folk di Pietramonte Corvino, mm-hmm, incontrato nelle serate di animazione al villaggio, perché spesso le nostre comunità creano rete, no? E ospitano gruppi che vengono a fare spettacoli. Nicola e gli amici di Terra Mia sono venuti ad Emmaus e poi da questo incontro è nata anche la loro disponibilità ad arrangiare i dieci pezzi, brani, che sono, uh-huh, sono contenuti in questo CD che abbiamo realizzato. È proprio questa voglia di essere, come diceva Don Michele, di essere luce in questo buio di silenzi e soprattutto di riuscire ad aiutare i nostri ragazzi e chi si trova in una situazione più fragile a riscrivere, a riprendere in mano la propria storia e, se volete, a sognare, che non è una cosa di tutti i giorni. Che meraviglia, ci vogliamo lasciare con queste tue parole. Grazie. Grazie a voi. Ma grazie soprattutto a nome di chi non può fare tanto di più e per fortuna ci siete voi. Grazie. Noi speriamo di riaverti qui, Domenico. Sappiamo che sei super impegnato, quindi è stato bene. Già un grande dono per noi. Abbiamo cominciato bene l'anno. Grazie. Ancora in bocca al lupo e tanti auguri per questo spettacolo, che avrà altri appuntamenti. Noi comunque rimaniamo anche a disposizione di chi volesse saperne di più. Grazie.